Paddock, Bob di Redition in collaborazione con Nolan Group, Fassine, Vanac, Pulini, Valli, Sinecchio, Venus, Ducati Monza, M Serramenti, Motostar, San Carlo, Monza Gara, fuori dai concessionari auto della Lombardia. Eccoci, eccoci amici, ben ritrovati a Bob Gear Edition, un programma che nasce per divertire soprattutto noi che lo facciamo, ma forse anche voi che ci guardate. Grazie per essere con noi, vi ricordo che tra pochissimi giorni cambieremo dall'inizio di giugno i canali, per cui state attenti ai nostri social, poi vi informeremo su dove ci potrete vedere dal primo giugno in avanti. Speriamo che sia un'altra nuova bella avventura come quella che ci accompagna da quasi 20 anni a questa parte. Saluto e ringrazio i miei amici, i vostri amici che sono qua con noi con delle ospiti a due ruote, a quattro ruote meravigliose, veramente da pelle da cappone. Buonasera a Beppe Cagnani, prima volta che ti vediamo in trasmissione, sì. Perito di Autostoriche e nostro nuovo amico. Ciao Beppe, grazie ciao. Per essere con noi. Di fianco a te Mauro Valli, ciao Mauretto. Ciao Franco, buonasera a tutti. Puoi anche sorridere, gratis, se devi venire in trasmissione con quella faccia da culo lì, io ti mando via subito, capito? Ok, scusa. Qua si sorride. Non succede mai, non signor mi sgridare, non mi richiamare. C'hai okay. L'occhietto un po' lucido così, la faccia vai. Triste non è da te. Ciao. Guglielmo Zappa, di Vito Monza, ciao Guglielmo. Ciao, buonasera a tutti. Grazie per essere con noi. Sorridi, okay. Sorridi Guglielmo, lui o meno confidenza, non posso perché poi mi picchia. Io te invece siamo ti amici. Subito. Scherziamo. Guglielmo, poi diremo, ci vediamo anche poi sabato e domenica a Monza, sì, c'è un evento sì, molto sì, importante. Sì. Vediamo di imbucarci e fare qualcosa di interessante. Certo che ci imbuchiamo, noi siamo okay. I maestri dell'imbucaggine, okay. Okay. Assolutamente. Solo moto. Va bene. Avvocato Marsico, buonasera, ciao Carlo. Ciao a tutti. Grazie per essere con noi. Stasera grazie. Ancora un tema importante, quello di seggiolina. Abbiamo toccata di sfuggita la settimana sì. Scorsa. Ma è veramente molto l'attualità, per cui abbiamo dei filmati spaventosi e cercheremo di far capire alla gente perché è importante le conseguenze assolutamente sì, perché i bimbi vanno salvaguardati e protetti. Paolo Vino, Yamaha Motor Times a Saronno, ciao Paolo. Ciao Franco, ciao a tutti. Grazie per essere con noi, ho visto lì dietro due cavalline di razza spettacolari. 30 anni. Quella di 30 anni mi fa impazzire, però ce n'è anche una nuovissima, per cui metteremo a confronto varie epoche, vari anni, e capiremo come sono cambiate le moto supersportive di casa Yamaha. Ivan, parto da te, ciappa il microfono, come dicono in Inghilterra. Ciao Ivan. Ciao. Però ho una clip per presentare la prima bolide di questa serata. Stai lì, vai, Pasca, se ce l'hai partiamo. Una di quelle poche vetture capace di farti venire la pelle da cappone, da ferma e in movimento. Ci ha fatto sbavare, sudare, piangere, gioire, ma non l'abbiamo mai dimenticata. Ladies and gentlemen, la Lancia Delta S4. Che bella. Allora, Ivan, grazie per avercela portata. In versione stradale. Grazie a voi. Sì, versione stradale. È un 1750 di cilindrata, volumetrico e turbocompressore. È un mostro. Di che anno è? Beh, è già finito, basta, non c'è niente da dire. È un mostro. Come sei stato? Questo è un 86. Ok, allora sì. Coinvolgo Beppe perché tu hai già chiuso lì, ve l'ho portato. Sono innamorato, mi do tutto per scontato, ecco. Va bene, senti, tu hai la belva? No. L'hai portata, insomma, sì, ti fatto sì, sì. Di portarcela. Sì. Beppe, dacci qualche indicazione. Beh. Anche più a livello tecnico. Beh, diciamo che questa automobile qui nasceva a seguito di uno sviluppo che nei rally era necessario, perché comunque la 037 aveva, insomma, denunciava un pochino i limiti di quello che erano le trazioni nei confronti dell'Audi 4, e c'era stata anche una modifica importante di quello che erano stati i regolamenti che davano la possibilità di creare delle macchine da corsa a livello incredibile. La macchina, voglio dire, faceva 450 cavalli, 500 cavalli in corsa, quindi era un'automobile assolutamente
straordinaria. Io ho avuto la fortuna di conoscere Beppe Volta, che era un mio amico fino a il mese scorso, che poi purtroppo è deceduto. Tra l'altro ci eravamo sentiti mezz'ora prima al telefono e lui mi raccontava quelli che erano proprio tutti gli sviluppi delle varie automobili, tutto quello che era la possibilità di tirare fuori ad ogni corsa una innovazione, perché proprio la macchina era proprio costruita come un bolide da corsa. Sicuramente denunciava dei limiti di dimensioni, soprattutto in certi tratti, per certe corse, perché la macchina era molto potente, era abbastanza grande ed era chiaramente un bolide di difficile gestione anche. Assolutamente sì, difatti abbiamo detto ci ha fatto anche piangere, purtroppo incidenti pazzeschi, che poi ha portato alla scomparsa delle gruppo B. Però rimaniamo sul discorso stradale, perché quante ne hanno fatte di versioni stradali? Beh, di versioni stradali ne hanno fatte circa 200 macchine. Sì. E diciamo che inizialmente, quando veniva venduta dai concessionari, la versione stradale, come anche per quello che riguardava la 037, era un attimino più così castigata rispetto a quello che era la versione di vettura da corsa, però sicuramente è una macchina che ha una grande potenzialità anche per coloro che la guidano in versione stradale. Certo. Un numero così esiguo di automobili ci dà l'idea che comunque erano dei manufatti. Insomma. Assolutamente. Ivan, ci fai vedere il motore mentre parli? Puoi parlare? No, portati il microfono. No, volevo dire che le versioni stradali poi l'hanno... Quando l'hanno montata c'era da rivederla un attimino, perché la facevano un po' di corsa, perché le dovevano dar via. Diciamo l'assemblaggio non era suo forte. Sì, difatti, bisogna ricontrollare un po' tutti i serraggi, perché insomma era un po' pericolosa, qualcuno ha anche preso fuoco. Dettaglio da ridere, insomma. È tutta di Kevlar, qua se non è, l'aria condizionata... C'è, ma è un'ipotesi, sì, una teoria. Sì. Senti, guarda, io però, con la telecamera ti seguo, guarda, che bravo. Guarda, però ho bisogno di due braccia, perché di due gambe. Io ti posso dare, guarda, più di così non posso fare. Là dietro sono tutti gli amici del Milano Bikes Ragazzi, nessuno ci deve aiutare, niente, fai tutto niente. Tu. Allora. Si sgancia. Dai, vieni qua, uno che ci venga a aiutare, si sgancia dai. Qui. Bravi ragazzi. Cosa devi fare? Sollevare la macchina? Cosa devi fare? Proprio sollevarla tu? Porca miseria. Tieni un attimo. Ma se lo tieni, come parli tu? No, c'è qua il... Dov'è? Come dov'è? Se non lo sei tu... Eccolo qua. Si vede la pancia però. Ivan, si vede la pancia. Ivan, si vede la pancia qua. Oh. Adesso devo andare sotto di dettaglio. Si è vista la pancia. Vai, piglia il microfono. Scusa, allora, qua sono io che mi muovo, non è qua, l'operatore. Insomma, qua io cosa devo dire? Non lo so, intercooler, gli intercooler, l'aspirazione, tutto marchiato Abarth, è uno spettacolo. Valli, ne sa meno di me i motori. Compressore, il volumetrico. Non sta cercando. Qua. Non sa niente. Ma io lo... Fantastico, l'hai portato qua, l'hai guidato. Esatto, l'ho guidato. Qualcuno ci soccorre, ci venite in aiuto. Ma tu non puoi venire qua, Beppe, hai il microfono legato. Adesso hai fatto casino, oggi ho già capito che è un disastro. È un disastro. No, tienilo in mano, dai, parla in mano. La parte impacchettata. Parlate col microfono. Vai, io spiego una particolarità sulle molle, visto che ho un amico che le produce e me l'ha spiegato. Sì? Questa prima parte la si vede impacchettata e questa invece libera, proprio perché questa macchina saltando, cioè quando salta la macchina ha bisogno di dilatare anche quel piccolo spazio della molla lì, che ovviamente sono regolabili e sono degli ammortizzatori assolutamente da competizione. Sopra troviamo i due intercooler e la particolarità di questa Delta che ha rispetto a tutte le altre vetture è che monta due tipi di sovralimentazione, un compressore volumetrico che spinge molto ai bassi regimi, quindi trascinato dalla cinghia del motore, e poi una turbina che entra sopra i 3500 giri, portando i giri alle stelle e la potenza al massimo di questo propulsore. Va bene, avevi esaurito gli argomenti, non sai più niente, io lo so. No. Ti stai arrampicando sui vetri? Dopo 30 anni che la Lancia deteneva questo progetto delle due turbine, è andato...
è ritornato libero e l'ha acquistato la Volkswagen, che ha fatto la Golf GT con le due turbine. Fino ad allora nessun altro poteva produrre un motore con questi due tipi di sovralimentazioni mischiati insieme. Va bene. È arrivato Daste, che è quello di fianco a me, sta parlando qua, lui fa, tu non sei un cazzo di questa macchina, no? Noi, no, chiedevo a Valli. Ci mancavi te. Valli sa sempre tutto. Vabbè, tu sei venuto qua perché No, sono venuto qua perché ho sentito parlare di ammortizzatori, no? In effetti la sospensione, io la prima volta che la vedo, una Delta S4 dal vivo aperta, e no, i due ammortizzatori sono veramente allucinanti, sì. La molla impacchettata qua, alla fine, adesso ai giorni nostri è stata sostituita con la molla Helper, che ha un piattello qua e poi c'è la Comunque, mollettina Franco, che serve. Posso intervenire col cui tecnico, sì? Presente, che mi correggerà se sbaglio. Il progetto S4 ha visto il trasferimento del motore alla parte posteriore perché nasceva super elaborato già dal disegno, compressore volumetrico, quattro ruote motrici e il turbo aggiunto. Hanno dovuto trovare spazio al posteriore, hanno messo il motore a cavallo del ponte, che è stata, secondo il disegno tecnico, il bilanciamento perfetto, per trovare un intercooler che non si era mai visto di quelle dimensioni prima di allora. Se non ricordo male, un intercooler da 25 litri. Quindi parliamo di quando le turbine erano alla preistoria. Questa macchina a disegno ha dovuto essere stata riprogettata tutta perché nell'anteriore non ci sarebbe stato un quarto di quello che era il progetto e l'idea della macchina da competizione che hanno voluto portare in gara. Il castello delle sospensioni primordiale, ma esistente ancora oggi, vedeva una molla a passo variabile oltre a due ammortizzatori, uno a destra e uno a sinistra, che vede le spirali avvicinarsi sempre di più, dove ha fatto notare Stefano, per proprio come dice la parola stessa, passo variabile, quindi risposta veloce nello sconnesso rapido, e evitavano completamente il salto che succedeva alle macchine da Parigi-Dakar. Ti ricordi che facevano, sì, la duna e poi si cappottavano in avanti perché c'era il rimbalzo, certo, al posteriore. Quindi sì, tutto questo disegno tecnico è stato sicuramente poi un risultato vincente in ogni bullone. Ad oggi è una cosa che non si vede più perché c'è, sì, lì al posto di quella c'è una molla Helper. Il discorso del motore, sì, allora secondo me comunque l'hanno posizionata anche lì perché è il punto migliore dove posizionarlo. Perché stranamente a livello, poi le macchine vediamo dopo. A livello di bilanciamento dei pesi, sicuramente il motore centrale è la cosa migliore che esista. Postero centrale. Sì, però è, sì, sì, oddio, è un po' più avanti rispetto alla serie ruote, quindi diciamo che è più un centrale vederlo così. Però comunque postero centrale, tenente in questa è stata la definizione, Stefano, sì, non volevo, sì, correggerti. No, no, certo. E, però sì, è efficacissima, la macchina andava fortissima, andava a far paura. Questa, come hai detto tu prima, purtroppo poi ci sono anche degli eventi un po' tristi che ci fanno ricordare l'incidente di Toivonen, che purtroppo volò fuori in Corsica in un curvone di quarta. Cosa, Ivan? La accendiamo sicuramente. Ti chiedo però, Beppe, di darci una valutazione di questa macchina. Quanto, che se si trovano, quante ce ne sono in giro, verosimilmente? Allora, diversioni stradali, diversioni stradali ce ne sono qualche esemplare. Diciamo che non hanno quelle valutazioni che possono avere le automobili da corsa, ma insomma diciamo che io credo che più o meno siamo intorno ai 5-600 mila euro. 5-600 mila euro. Se una S4 vale così, una Stratos quanto vale? Ci dai un termine di paragone? Una Stratos pari condizioni vale una più o meno? Una stradale Stratos, no, più o meno sono abbastanza allineati sui 650-700. Quanto è cresciuta? Perché mi ricordo solo qualche anno fa forse eravamo sui 200 mila la Stratos. Ah, la Stratos è... Allora, bisogna chiarire una cosa. Deve essere... Una Stratos deve essere un'automobile da corsa, nata da corsa, perché ci sono state tante modifiche di Stratos che erano nate stradali, poi sono state un po' modificate nella meccanica e avevano poi magari delle differenze rispetto alle versioni stradali nei mozzi anteriori, nelle pinze anteriori e a altre cose che non erano propriamente da corsa. Però un'automobile nata da corsa ha sicuramente, poi chiaramente deve avere anche un palmarès, deve avere tutta una serie di quid che ci danno la possibilità di capire. Una Stratos da corsa, nata corsa, con un palmarès,
test siamo intorno ai 850.000 euro. 850.000 euro, mamma mia. Ho visto Beppe Guglielmo che, scusa, Mauro e Guglielmo che hanno fatto una faccia quando ho sentito le valutazioni, poi magari avremo tempo e poi parliamo anche di Porsche, magari torniamo ma su sai, questo Franco, discorso. Il fenomeno del rilancio delle quotazioni è una cosa che a me spaventa, perché questo pianeta non ci tocca, cioè quando parli di 800.000 euro siamo tutti tagliati fuori, no? Però anche il quintuplicarsi, il decuplicarsi dei valori che abbiamo visto negli ultimi 10 anni, per quanto mi riguarda mi fanno perdere lavoro, no? Perché ti distacchi da una realtà quotidiana che non hai più. Certo. Perché quando una Charger come quella che abbiamo di là, non possiamo inquadrarla, ma passa da 40.000 a 100-120.000, hai un potenziale acquirente nel mondo, non certo. dietro casa, capito? Quindi certo. questo rialzo dei valori io spero che sia una curva che perlomeno si stabilizzi. Che si stabilizzi o che scenda, perché che torni alla realtà. Va bene, Ivan, ce la metti in moto? E grazie per le indicazioni tecniche, sei stato fondamentale, guarda, proprio abbiamo imparato tantissimo con te oggi. Fammi vedere l'abitacolo da vicino, scusami, fammi inquadrare. E non cercare scuse, non sapevi niente. Togli la marcia, ha detto qualcuno dalla sentito. Non so se è corretto questo dato. Non accelerare a 3. Grazie Ivan, grazie mille. Ci fermiamo un attimo, andiamo a rivedere i Jacket Required e salutiamo Simone che è stato investito, qualcuno avrà seguito su Facebook la settimana scorsa, dopo la puntata di Bob Gear abbiamo parlato degli automobilisti che sono distratti al telefono e facendo cose che non dovrebbero fare mentre guidano. Simone era fermo alla rotonda, è stato investito e catapultato avanti 7-8 metri, massacrato mezzo, esce oggi dall'ospedale, lo salutiamo e andiamo ad ascoltarlo con un pezzo. Scegli tu Pascal, no mettiamo, dai sceglilo tu, quello che vuoi, e poi torniamo con altre protagoniste, sono tantissime. È stato con noi Bob Gear. Stay.